quelle là sono proprio veramente le ultime bandiere turche che vediamo, eh. Quindi a questo punto, Turchia, ti salutiamo, sei stata una meraviglia come sempre. E vabbè, ora ci abbiamo la Grecia. Ora ci abbiamo la Grecia, certo. Qui siamo in Grecia, ciao! Vabbè, qua sembrerebbe esserci una mini filetta. Diciamo che ci abbiamo messo per la frontiera turca un 40-45 minuti di fila, perché poi come al solito la procedura è stata molto rapida. Adesso ci teniamo in qua questa, sulla altra. In questa. Ci teniamo sulla sinistra e vediamo di cosa si vogliono impicciare. Siamo italiani, ci dovete far passare. Siamo in Grecia! Sì! È giunto il momento dell'approvvigionamento. Abbiamo trovato un supermercato e ci siamo fiondati. E guardate che guardate la difficoltà dell'uomo, vedi la differenza tra l'uomo e la donna, no? Guarda, guarda, devi aprire il sacchettino per metterci lì. Che bravo che sei stato! C'era. Sei un portento! Ci siamo venuti a impicciare qua in mezzo ai campi e le vigne perché c'è questo lago Vistonida, non so come si dice, che sembrerebbe avere uno spottino carino per... E poi oltretutto anche sulla nostra strada, quindi ora andiamo, ci impicciamo e valutiamo. Ma che giornata che è stata oggi, di chilometri, chilometri e chilometri. Comunque alla fine il nostro posticino, prima che si faccia buio, l'abbiamo trovato. Siamo qua su questo lago, c'è una specie di spiaggetta, tanto per noi l'importante è che ci dia un po' di tranquillità per la notte. Facciamo cena, facciamo una sorta di pranzo, merenda, cena, qualunque cosa, perché è tardi come sempre. E nel frattempo ci godiamo anche il panorama. E lei è qui, felice come le bestie. Se vi state domandando dov'è Mark, mi ha detto: ti rimani pur tranquilla al mare che mi è venuta in mente una ricettina. Io l'ho lasciato assolutamente fare, per cui lui se n'è andato laggiù al villino e io tra poco lo raggiungerò. Con calma, però, con calma, tanto lui prepara la ricetta e io sto qui. Sono tornata a casa, c'è nessuno. Sì, c'è qualcuno. Amore, ma mi stai facendo la ricetta allora? Allora eri serio? Certo. Che ricetta è questa? Aglio, olive e capperi, poi pomodoro che dovevo sempre preparare e poi carne e poi una fettina di carne di maiale. Ah, e mi ci fai il sugo tipo? Sì. No, ma la delicatezza delle manine di quest'uomo, che meraviglia. Nel frattempo vi ha arrivato uno dalla cosa, eh? Da senza dove? Tuo permesso. Ma con la macchina? Ma non l'hai spostata la macchina? No, la macchina no, con le corde. Ah sì? Sì, mi è venuto a chiedere se c'avevo le corde e gli ho fatto una mano a levarla perché il poverino non ce le va. Ma nazionalità? Ma penso che sia di queste parti. Ah, vabbè, e allora niente, a questo punto quindi mentre te fai tutte le cose io mi godrò un po' di panorama, perché cioè sono arrivata dalla spiaggia fino a qui. È arrivato il tuo fiume. E quindi ora bisogna anche che mi rilassi un attimo. Vabbè, dai, ti darò una mano. Ha lavorato tanto. Ti darò una mano a apparecchiare, dai, non te la prendere. Ah, già, no, è vero, hai lavorato perché hai cambiato le lenzuola ieri sera. Ho cambiato le lenzuola. Che persona proprio orribile, sai che com'è. Sei. Perché è importante l'acqua quando si va in giro? La scorta d'acqua in macchina, perché ti dà l'autonomia di rimanere nei posti. E infatti noi rimaniamo qua ancora, anche oggi. Nel frattempo i signori polacchi se ne sono andati, le due macchine, quindi il nostro spazio vitale è anche aumentato, caso mai ce ne fosse bisogno. E quindi, ieri bagno lì, oggi, quella è la salita che si fa per riuscire di qua, bagno di qua. Vabbè, dai, oggi sacrifichiamoci nell'altra spiaggetta. Questa è l'altra spiaggetta. Che bella questa vita da naufraghi. Guardate, questa è l'acqua, qua fa tutta la spiaggetta, noi siamo là giù in fondo e poi qua volendo continua tutta
fagioli, fa un altro golfetto e arriva fino là. Quindi abbiamo una spiaggetta per ogni ora della giornata. Quindi adesso faremo un po' di incetta di olive, già che ci siamo. Già, l'odore non si può sentire, ma sta venendo bene, molto bene. Nel frattempo la signora, la vedete, è quel puntino laggiù, quello lì, nulla facente. Io sono qua a preparare, perché dopo arriva, perché ha fatto il bagnetto, è stanca. Arriva e dice ho fame, capisci? E vabbè. Senti che profumo! Questo vento qui manda profumo. Ora verranno tutti e vorranno tutti la pasta con il sugo di carne. Invece no, è tutta nostra. Via, nutriamoci, vai. Com'è? È una meraviglia proprio. Deliziosa. Eccoci qua! Scusate il microfonino pelosino, però c'è una leggera brezza marina e quindi se no poi mi brontolate che non sentite la voce. Cioè, ah sì, c'è anche quell'uomo, laggiù dietro. E quindi allora c'ho il pelosetto. Aggiornamento, siamo in Grecia, siamo nella penisola calcidica, vedete qua che abbiamo questo mare che ha di un blu imbarazzante. E volevamo dire che abbiamo preparato un piccolo aggiornamento per voi. Abbiamo, dai. Allora, Mark, la sua splendida persona, ha detto anche colui che tiene le sorti di questa Mark Mickey Adventure, che ci dà da mangiare, ci guida, ci fa vedere poi. È solo perché ci avviciniamo verso l'ora di mezzogiorno. E mi deve fare il pranzo. E l'ora di pranzo, sai? E quindi, va bene, vi ha preparato questo video aggiornamento. Allora, magari non ci capirete un granché in questo video aggiornamento, perché vedono un po' di Grecia, dai. Ci sono un po' di posti sparsi in qua e là, chiaramente in ordine misto, lo sapete benissimo che per preparare. No, vedono dei belli spottini, ma gli spottini sono fantastici, ce ne abbiamo uno meglio dell'altro. Bisogna escludere lei, Per il resto è tutto bello. E quindi questa piccola introduzione era solo per dirvi che il nostro viaggio chiaramente continua adesso alla scoperta della Grecia. E questo sarà l'ultimo aggiornamento che vi diamo, perché poi non ce la faremo con i tempi, e fra una sera e l'altra, lo sapete, per montare i video ci vuole. Mi piaceva perché sono video corti, lavori meno. Sono messicano, sai. Però io comunque vi do una notizia entusiasmante. Allora, no, prima di darvi la notizia volevo dire una cosa.
volevamo, a nome anche di Mark, ringraziare veramente di cuore tutte le persone che ci seguono, perché siete carinissimi. Il nostro canale sta crescendo grazie a voi che ci seguite con tanto affetto, per cui vi ringraziamo tantissimo per questo e apprezziamo tanto i vostri commenti. E quindi vi vogliamo dire che, strana notizia, dal primo di settembre partirà il nuovo video, veramente. Proprio dal primo? Dal primo di settembre, l'edizione quella seria, serissima, del nostro viaggio, che il titolo è meraviglioso. Ma che viaggio del Caucaso! Ma che Caucaso è questo viaggio? E quindi, visto che avete ragione, ci chiedete insomma una storia un po' seria, per cui la storia avrà un inizio e una fine, si spera. Seria, vi voglio far vedere una cosa seria. Come si fa a dire seria se uno è sdraiato qui, si deve mettere qui sdraiato, vedere il mare, è serio? Sì. Questa cosa? Sì. Guarda, talmente serio che non ci crede nessuno. No, però adesso se vuoi venire dall'altra parte della telecamera magari sì, no, gli volevo far vedere una cosa. Allora, stanotte sono arrivati, ma in tarda notte loro, ma sono abbastanza distanti. Sì. E dall'altra parte... Ma lontano c'è un 4x4, sì, una macchina, e poi ci sono invece questi qua che c'erano già anche ieri, questi qua. È la popolazione che ci circonda, sono arrivati ieri. Però per il resto si sta divinamente. E noi vi salutiamo a questo punto, proprio il primo settembre. Gli diamo appunto, hai visto te il primo settembre? Sì, siamo delle persone precise. Vabbè, abbiamo detto a settembre, il primo allora... settembre sarà, tanto lo fai te. Capisci? Perché io devo rientrare al lavoro, lavorare, e inoltre anche la sera lavorare. Sì. Comunque va bene, signori, ciao. Grazie a tutti. Ciao. E pace dalla Grecia. Ciao.